Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere qui così numerosi. In fondo questo, come diceva Giulio, è certamente un argomento di super nicchia. Allora, io cercherò di dare un taglio un po' diverso a... Si sente? Poco. Okay. Non ho la voce estemporanea di Giulio. Prego. Accidenti. Allora dovrò proprio sforzarmi, va bene. Allora, giuro che non farò vedere formule, non farò vedere nulla del genere. Cercherò di raccontare una storia, che è un po' la storia di un'idea che abbiamo cercato di mettere in pratica io e i ragazzi che lavorano con me nella mia azienda. Questa idea in realtà parte, forse la primogenitura, devo ammettere, è dell'Uomo Laggiù di Stefano Parise. È un vecchio progetto, vecchio per i tempi dell'informatica, si parla del 2011 e in realtà da lì parte questa storia. Questo è il titolo del mio prezi, Machine Learning e Sistemi di Raccomandazione. Come stavo cercando di spiegare, si tratta di un'idea che parte dal lontano 2011, si sviluppa in un progetto. Ha già un'implementazione pratica e poi c'è questo sbocco di questa relazione che poi cercherò di documentarvi. Fondazione Cariplo fu l'ispiratore, o più precisamente l'ispiratore fu Parise, Fondazione Cariplo fu il finanziatore di questo progetto nel 2011. Si trattava di uno di quei progetti, se ricordate, la cui linea d'azione era federare i pubblici della cultura. Ecco, noi decidemmo per la prima volta in quegli anni, penso per primi in assoluto nel mondo delle biblioteche, di utilizzare le tecnologie del machine learning per quell'obiettivo, cioè federare i pubblici della cultura. Quel lavoro è andato avanti e è culminato, se volete, dopo varie piattaforme applicative che abbiamo già rilasciato, è culminato in questo, cioè in una relazione che quest'anno abbiamo presentato alla World Library and Information Conference dell'IFLA a Columbus. Tutto questo intervento in realtà è basato su quella relazione che potete trovare anche in italiano, ma in questo momento è pubblicata sul sito dell'IFLA ed è una relazione ufficiale, appunto. Penso fosse l'unica che si occupava di una possibilità applicativa. Oddio, non si vede bene. Che è successo? Temo che ci sia un problema con il prezzi. Voi vedete? Io non vedo nulla. Ma questa era una pagina bianca. Il problema è che non c'è più il fondo della pagina bianca. Che sarà successo? Accidenti. Vediamo. Niente, fidatevi, esiste, è scaricabile. Allora, il titolo è questo, era un titolo un po' provocatorio, preso da un autore, Weinberg, che ha scritto molto di disordine digitale. E il tentativo era quello, appunto, di documentare come a partire da questo disordine digitale, che in realtà ci attanaglia, fosse possibile già costruire una logica di servizio. Ecco, non si vede nulla, fantastico, ma ecco qua. Allora, questo è, se volete, questo si vede un po' di più, il canovaccio di questo documento che è stato presentato all'IFLA. Ed è il canovaccio un po' dell'intervento che cerco di fare qui. Si tratta di un modello per l'applicazione del machine learning ad un contesto territoriale in cui le biblioteche esprimono il ruolo di hub culturale. E questo modello di applicazione è basato sull'individualizzazione dei servizi all'utenza e su una ricerca di sostenibilità di lungo termine. Questi sono i quattro punti dei quali cercherò di documentarvi. Ok. Quindi il primo punto è l'intelligenza artificiale in biblioteca, sì, ma di cosa stiamo parlando? Adesso Giulio ci ha fatto vedere persino le formule. Noi diciamo, ok, definizione molto blanda di machine learning.
È una disciplina dell'intelligenza artificiale che si occupa dell'apprendimento delle macchine. Oh, così stiamo tutti tranquilli. Algoritmi di riconoscimento, di classificazione, di confronto e di interpretazione delle informazioni. L'obiettivo del machine learning è certamente produrre conoscenza. E come produrre conoscenza? Mediante metodi di affinamento delle conoscenze già acquisite, cioè imparando dalle nuove conoscenze. In un certo senso, il machine learning ribalta la prospettiva classica della programmazione, secondo la quale a partire da una certa quantità di dati in input si ottengono dati in output attraverso un ben definito algoritmo. Ecco, il machine learning ribalta questa prospettiva e infatti con il machine learning si parte da dati iniziali e da un risultato desiderato, per ottenere attraverso processi di apprendimento l'algoritmo che conduce dagli uni agli altri. Quindi è in qualche modo l'algoritmo l'obiettivo che ci poniamo, cioè il perfezionamento di questo algoritmo è obiettivo del machine learning. Gli algoritmi di apprendimento, i cosiddetti learner, non sono altro che algoritmi che creano altri algoritmi. Con il machine learning non serve più scrivere programmi, ci pensano i computer. Ecco, questa sembra un'affermazione fatta da un uomo della strada, in realtà l'ha fatta Pedro Domingos, che è uno dei vati del machine learning, insegna alla Washington University e in questo momento si sta dedicando in modo massiccio anche alla divulgazione. Esiste un'ottima pubblicazione del 2016 di Domingos, L'algoritmo definitivo, si intitola così. Consigliatissimo. Allora, l'espansione del machine learning è tale che il McKinsey Global Institute, per intenderci, è la più grande casa di ricerca di mercato, tipo la Nielsen, per rimanere in un contesto europeo, ecco, prevede che nel 2018 la carenza di data scientist, cioè di coloro che si occupino di machine learning in modo professionale, sarà fra le 140.000 e le 180.000 unità e che nello stesso momento mancheranno 1,5 milioni di manager consapevoli dell'importanza dei dati. Questa è una cosa che anche nel mondo del commercio, che in realtà è stato il primo a muoversi in questa direzione, fa capire come siamo ancora indietro su tutto. Le finalità commerciali del machine learning sono davanti agli occhi di tutti, tutto il mondo del web è costruito in realtà su machine learning, Google, Amazon, Facebook, adesso è inutile fare la carrellata, Apple, tutti quanti cercano di interpretare il comportamento degli utenti e lo fanno in modo pervasivo, per ottenere cosa? Per ottenere dati che siano sfruttabili e produrre quindi recommendation system, cioè produrre algoritmi, ancora una volta, che siano in grado di incanalare in qualche direzione desiderata il comportamento degli utenti, quindi leggere dati per produrre comportamenti. Ecco, questo è l'atteggiamento commerciale. Quindi, che cosa fa un motore di raccomandazione, un sistema di raccomandazione? Non è altro che uno strumento attraverso il quale è possibile interpretare e predire il comportamento di un individuo in ogni ambito, economico, finanziario, commerciale, del tempo libero e persino delle relazioni. Non è un caso che si stiano diffondendo un sacco di piattaforme da questo punto di vista e tutte sono basate su strumenti di recommendation system, dall'amicizia fino alla relazione, appunto. L'investimento delle case, delle grandi case, dei grandi player dell'economia digitale è tanto e tale che ora sono arrivati a quello che loro stessi definiscono il deep learning, cioè diamone una definizione un po' casereccia, però se volete è il settore più avanzato del machine learning in cui set di algoritmi multilivello sono organizzati in strutture gerarchizzate e portano la stazione concettuale al massimo possibile. Ecco, dimentichiamolo subito e cerchiamo di Oh mamma, anche qui si sono perse delle immagini. Allora qua non si vede, ahimè. Io temo che ci sia una definizione troppo bassa, chiedo aiuto a qualcuno, ma non.
Comunque ci sono due immagini che rappresentano come questo investimento di queste case, in particolare di Google in questo caso, qui c'era un articolo di stampa recentissimo nel quale è possibile verificare come, questa è la traduzione di quell'articolo, Google Books da oggi è in grado di dare migliori consigli di lettura per stare al passo del suo concorrente Amazon Kindle App. Ecco, miliardi di dollari sono spesi tutti i giorni in sistemi di raccomandazione, il cui obiettivo è semplicemente quello di incanalare l'acquisto dei lettori. Ecco, la nostra idea è, se questo è quello che fanno tutti i grandi player dell'economia digitale, perché noi non possiamo provare, con la nostra limitatezza di risorse, certamente, ad utilizzare questi stessi strumenti per finalità di servizio? Ecco, mi riallaccio al discorso che stavo facendo di quel germe originario che era il progetto Cariplo, che si chiamava Vivicultura, appunto, per la Federazione dei Pubblici della Cultura. Ecco, la finalità di servizio che ci siamo posti è sostanzialmente quella di ribaltare la prospettiva delle case commerciali e quindi non interpretare il comportamento degli utenti attraverso la storia delle transazioni. Quindi, se è vero che tutta l'attenzione, anche Giulio ci diceva che quella è una componente importantissima dei dati che possiamo dare in pasto ai learner, ebbene, quella delle transazioni degli utenti, bene, noi abbiamo deciso, per evitare una serie di problematiche, soprattutto di tipo legale, già 5 anni fa, abbiamo deciso di non utilizzare le transazioni degli utenti. Questa era la più grossa paura che avevamo e che avevano i nostri interlocutori all'epoca, in cui abbiamo intrapreso questo percorso un po' pionieristico, se volete, ma abbiamo deciso di non utilizzare quei dati. E che cosa abbiamo fatto invece? Abbiamo deciso di occuparci degli oggetti, cioè invece di occuparci di quello che le persone fanno con gli oggetti, abbiamo deciso di occuparci degli oggetti e delle relazioni che esistono tra gli oggetti. Adesso cerco di spiegare meglio questa cosa. L'idea era quella di mettere a confronto le ontologie che descrivono questi oggetti. Un esempio semplicissimo. Siamo bibliotecari e sappiamo che un libro è corredato di una classe CDD, da uno o più soggetti, da uno o più generi, da uno o più termini di thesaurus, eccetera. Ecco, nell'ambito di tutte queste tipologie di descrittori, proprio della tradizione biblioteconomica, in particolare, ecco, utilizziamo quelle più gerarchizzate, sostanzialmente la CDD e i thesaurus, ecco, abbiamo cercato di creare un reticolo di informazioni che costituisca la base di conoscenza per il machine learner. Cioè, ci siamo detti, facciamo in modo che gli oggetti siano interpretati nelle loro relazioni non attraverso il comportamento degli utenti, ma attraverso le ontologie che li descrivono. Questo è un passaggio sul quale vado un po' veloce, ma in realtà è il nucleo centrale della questione. Allora, questa base di conoscenza, dicevamo, la base di conoscenza che si ottiene interpretando le relazioni tra i descrittori degli oggetti, questa base di conoscenza è necessaria al learner per imparare a confrontare e interpretare concetti e idee. Quindi le idee che il learner può sviluppare basandosi sulle relazioni possibili tra descrittori di diversa natura, sono stabilite al di fuori degli oggetti e non all'interno degli oggetti. Cioè, è troppo comodo, per intenderci, mettere in relazione due oggetti perché entrambi hanno lo stesso soggetto. Ecco, non stiamo parlando di questo. Noi stiamo parlando delle idee che sono descritte da questi soggetti, idee che vengono elaborate dai learner e possono essere matchate con altre idee per arrivare ad altri oggetti. Quindi l'obiettivo era individuare le relazioni pure tra le ontologie, quindi lasciando da parte, si parte dagli oggetti, si lasciano prima da parte gli utenti, poi si parte dagli oggetti, si arriva alle ontologie che descrivono gli oggetti e si stabiliscono relazioni pure tra queste ontologie. E da queste relazioni pure poi deriviamo a ritroso i legami con gli oggetti.
Ecco, dal nostro punto di vista, questo rappresenta un modo innovativo di portare a contatto, in qualche modo, la biblioteconomia, cioè nella sua parte, diciamo così, quella tradizionale, se volete, e l'intelligenza artificiale, cioè quella dei machine learning. E dove applichiamo questo concetto? Lo applichiamo, punto 2, ad un contesto territoriale in cui le biblioteche esprimono il ruolo di hub culturale. E che cosa intendiamo con questo? Beh, abbiamo sotto gli occhi l'evoluzione delle biblioteche, che non sono più solo il luogo dove si prendono in prestito i libri, ma ormai sono il punto di snodo per l'erogazione di una molteplicità di servizi culturali e non solo di natura bibliotecaria. Infatti, tutti i servizi erogati dalle biblioteche sono molteplici, in qualche modo hanno un proprio prodotto di base che viene descritto, classificato, tipizzato e gestito, ahimè, autonomamente. Cioè ci sono le piattaforme che gestiscono gli eventi culturali, ci sono le piattaforme che gestiscono gli ebook, ci sono le piattaforme che gestiscono gli incontri con gli autori, ci sono le piattaforme che gestiscono i cataloghi librari, eccetera, eccetera. Ebbene, libri, eventi culturali, concerti, viaggi, corsi, spettacoli, mostre, presentazioni, seminari hanno propri sistemi di descrizione e classificazione. E alcuni standard, prima Giulio citava la CCE, non so quanti di voi conoscano la CCE o la usino, ma di fatto è un sistema standard internazionale, è esattamente l'analogo della classificazione decimale Dewey, però per il commercio, per l'editoria, e i bibliotecari non la usano affatto. Ecco, quando prima parlavo della necessità di porre relazioni tra le ontologie, ebbene, una delle relazioni più importanti è quella tra CCE e CCD. Stabilire relazioni tra queste consente di passare dall'una all'altra e di farsi idee, noi uomini, ma anche i learner, farsi idee molto precise su quali oggetti descrivono o possono descrivere queste ontologie. Ecco, mettendo in relazione tutti questi sistemi di descrizione che appartengono ciascuno ad un ambito disciplinare specifico, ecco, noi possiamo ottenere quello che stiamo rincorrendo, cioè un super sistema di conoscenze su quali learner possono imparare a capire i legami tra un libro, un concerto, un evento, un corso, un viaggio, un seminario, una conferenza. Quindi è attraverso il sistema di conoscenze che il learner arriva a capire qual è il rapporto tra un libro e una conferenza. Ok? E per ottenere cosa? L'individualizzazione del servizio all'utenza, cioè cerchiamo la versione nobile, diciamo così, del recommendation system, cioè un sistema che sia in grado di proporre in tempo reale all'utente, in tempo reale, attenzione qui, questo è un aspetto abbastanza cruciale, anche Giulio ne ha parlato, fare tesoro dei dati, ok, se sono anonimi, ok, tutti i dati transazionali sono una quantità di dati giganteschi, ebbene, quei dati sono critici da elaborare, sono critici da comprendere e soprattutto sono soggetti a tutela. Anche in questa fase nella quale non sappiamo quale sarà il criterio di anonimizzazione che dovremo adottare per rendere quei dati gestibili, bene, ecco, in questa e nelle fasi successive noi abbiamo deciso non usiamo quei dati, l'abbiamo già detto, ma in tempo reale, basandoci sulle relazioni che ci sono tra ontologie, cerchiamo di capire cosa sta facendo l'utente in questo preciso momento, dove sta cliccando e quindi clic dopo clic una scheda di learner addestrati a dovere segue ogni singolo utente e in diretta, in quel momento, non basandosi sulla sua storia, è in grado di consigliare, proporre, suggerire con intelligenza ed efficacia un bouquet personalizzato di letture e di servizi e prodotti culturali e formativi. Questo perché? Perché ragiona sulle astrazioni concettuali che sono rappresentate dall'insieme dei descrittori e dalle loro relazioni. Ecco, il quarto punto, e poi chiudo, sostenibilità di lungo termine. Ora, se è vero come è vero che tutto l'impero economico dell'economia digitale è stato costruito sulla sostenibilità
lo dico poco diplomaticamente, sulla manipolazione dell'informazione che viene offerta all'utente attraverso i sistemi di raccomandazione e non solo, ebbene, allora anche noi come biblioteche potremmo immaginare che se esiste una possibilità di ottenere sostenibilità di lungo termine, questa passi attraverso gli stessi strumenti. Cioè, se noi davvero possiamo raccordare e personalizzare l'offerta culturale del territorio per il cittadino, allora possiamo fare in modo che la biblioteca diventi il perno dell'offerta culturale del territorio. Diventando il perno, ovviamente, assume il ruolo di intermediatore unico dell'offerta culturale. E questo anche sul piano economico. Non c'è bisogno che io dica in che modo, in che termine, però se parliamo di diritti di segnalazione, di revenue sulle transazioni, allora voi capite di cosa stiamo parlando. Lo lascio alla vostra immaginazione. Grazie.